siamo riusciti ad entrare nel bellissimo caravan di Moira Orfei che ci accoglie benissimo. Ciao Moira, grazie per essere Ciao. ancora una volta a Torino. Vedo che anche questa sera c'è tantissimo pubblico. I torinesi, i piemontesi, come sempre, apprezzano il tuo circo. Sì, veramente Torino è una città che dà molto, perché sa che Moira Orfei porta buoni spettacoli, perché di solito vengono dei circhi veramente che fanno schifo, scusate, ma io quello che ho qui lo devo dire. Ecco, tra l'altro abbiamo ripreso alcuni momenti dello spettacolo, ma devo dire, durante una serata ci sono più persone che rischiano la vita, e proprio come vediamo, sì. Bene, nel circo si rischia molto la vita, il trapezio, il domatore, è quello che beve 5 litri di gasolio, cos'è? Cherosene, ma è una Lo cosa. abbiamo ripreso, sì. È bravo, perché l'uomo che butta il fuoco di solito prende un bicchierino di kerosene, la mette in bocca un po', poi con la fiammifero e fa una fiammata. Questo invece davanti a tutta la gente beve 5 litri di kerosene e lo sputa fuori. Ha visto? Mezz'ora di fuoco fa, qualche volta mi prende fuoco il circo. Infatti, un grande artista in questo caso che arriva dalla Russia. Sei un russo, non capisci neanche una parola di italiano. Meno male che c'è Antonio, che lui è un interprete di russo, inglese e francese, e ci affidiamo a lui. Senti, ma secondo te quali sono, vabbè, tutti gli artisti immagino sono come dei figli, tutti uguali, tutti bravi, ma c'è qualche numero sulla quale punti in questa edizione? Beh, io punto sempre su mio figlio, su Stefano, È inutile, la mamma è così. Che lui è molto bravo, fa tutto, fa le tigri, gli elefanti al posto mio, perché io mi sono operato un ginocchio da poco, quindi faccio solo il finale su una grande carrozza e mio figlio mi sostituisce. Ecco, tra l'altro sono bellissimi i cavalli che utilizza tuo figlio per gli spettacoli e lui è anche domatore, e soprattutto domatore, come lo è tuo marito. Lui è stato un bravissimo trapezista, trampolino elastico, ha fatto di tutto Stefano. E adesso si è dato, deve fare tutti i numeri, non può fare tutto lui. Allora abbiamo dato in mano al cugino l'esotico dei cammelli, che lo faceva Stefano, adesso lo fa mio cugino. E poi Stefano fa i cavalli, le tigri e gli elefanti, anche troppo. Come la vivi questa cosa da mamma, soprattutto al momento delle tigri? Male, malissimo, non vado mai a vederlo. Perché se succede qualche cosa che non va, io mi comincio a mancare il fiato, svengo. E pensare che ho lavorato tanto tempo anch'io con le tigri e i leoni. Sì. Una delle poche donne. Sì. Beh, adesso ce n'è abbastanza, in Italia non ce n'è. Io solo ho lavorato con le tigri. E ho lavorato per qualche anno, poi mio marito ha detto basta perché tu non hai il colpo d'occhio, perché io le tigri mi passavano di dietro e io non ci guardavo. Questo non va bene. Forse eri un po' inconsciente, ma era questo che magari ti faceva lavorare bene. Quando si è in mezzo alla gabbia bisogna avere gli occhi davanti e di dietro. Io li avevo solo davanti e mio marito ha detto basta perché qualche volta ti prendono. Io ci tengo a dire queste cose per provare, dimostrare alle persone, appunto come abbiamo già detto prima, che il circo è veramente fatto di grandi artisti. Noi siamo abituati con la televisione a valorizzare altri tipi di artisti, ma. La televisione è facile perché lì non si rischia la vita, lì sono immagini. Anche io quando vedo un circo in televisione non mi piace, non lo guardo proprio, perché a me piace vedere il circo dal vivo, ecco. Sì, io ho fatto 47 film e l'ho fatto sempre per incrementare il numero del circo, non l'ho mai fatto per velleità, diciamo, di essere un'attrice. Però ti cercavano molto i registi. Molto, moltissimo, perché era l'era del costume, no? E io come grande regina, mi ammazzavano sempre, i miei figli, i miei bambini scappavano via perché dicevano, Dio, ammazzano la mamma, ammazzano la mamma. Io sono una donna molto buona, ma si vede che la mia personalità dava un che di regina cattiva. Tu non sei soltanto una mamma, sei anche una nonna. Io ti ho sentita l'altro giorno, ad esempio, su Rai 2 parlare con molto affetto di Moirino e Valterino. Infatti, qui a un paese qui vicino fanno una festa, non so, della nonna d'Italia, e mi hanno invitato, quest'anno sono io, la nonna d'Italia. Sei molto orgogliosa di Sì, questi due certo. nipoti, sì. Ma non sono poi così vecchia, Lo perché so, lo uno so. dice nonno, dice oh che vecchia. Ma è vero che i tuoi nipoti hanno ballato davanti Hanno al fatto Papa? il numero di acrobazia classica, cioè mano a mano, salti mortali davanti al Papa, proprio un mese prima che morisse. E il Papa a questi bambini le ha messo la mano sulla testa, li ha baciati e per me è stata una soddisfazione grandissima, sì. Va bene, concludiamo parlando ancora del tuo circo. Sicuramente non hai bisogno di pubblicità perché i torinesi appunto ti aspettano, però Ti perché dirò che venire? il torinese è un pubblico molto teatrale,
Io vedo che battono le mani nel momento giusto, non come tanti posti, non faccio i nomi perché io ho girato tutto il mondo, quindi non mi conviene, però il torinese è veramente una persona molto molto teatrale. Ma come fate a muovervi con le roulotte per tanti, anche all'estero andate? Sì, abbiamo tante di quelle roulotte. Se lei gira, qui è un villaggio, io devo sempre avere, noi abbiamo due o tre guardie nel circo e io devo sempre avere la guardia di dirmi portimi là, portimi qua, perché io non trovo nessuno. Incredibile, quante persone siete? E saremo più di 200 e ognuna c'ha la sua roulotte. Un vero paese, ecco, tu sei un po' il sindaco di questo paese, o tuo marito? È mio marito, è mio marito, io no. Io sono quella che faccio, è la trade union, si dice così, perché mio marito è un po' duro, no? Allora vengono da me, Moira, per favore. Non sembra. è un trentino, quasi tedesco, così è. E vengono da me perché quando vogliono qualche cosa, che io vado da Walter, sai, quella là vuole così, vuole cosà, ecco così. Comunque, venite a vedere questo circo perché ne vale veramente la pena. Adesso, cara Moira, io ti lascio e se riesco cercherò di intervistare tuo marito, tuo figlio o magari sono tutti e dietro, due. Sono di dietro con le tigri. Ma lavorano perché si lavora sodo al circo, eh? Troppo, troppo, perché poi quando si lavora sotto la neve, il vento, è una roba terribile, veramente. Però il circo è una favola perché qui non c'è ammazzamenti, non c'è chi ruba, chi, non so, droga, prostituzione. Nel circo queste cose non esistono. Perciò io penso che sia una cosa bellissima, perché i ragazzi studiano solo studiare 7-8 ore al giorno del suo mestiere. Quindi non possono né bere vino né fumare sigarette e figuriamoci la droga. Non sanno neanche che cosa. Grazie Moira, alla prossima. Io voglio dare un bacio a tutti i telespettatori. Sì. Vi aspetto qui fino al 8 maggio. Festa della mamma. Festa della mamma. Sì, la festa della mamma, speriamo che i miei figli si ricordano. Sì. E io mando un bacio a tutti, un saluto da Moira Orfei. E siamo in un altro caravan, esattamente l'ufficio, in compagnia del signor Walter Nones, anche marito della nazionale Moira Orfei, così è stata definita dal vostro speaker ufficiale. Finalmente anch'io riesco ad avere questa intervista perché insomma la vedo sempre sulle reti nazionali e mi ricordo 2 anni fa quando siete stati a Torino la stampa vi ha dedicato addirittura un'intera pagina dedicata alla vostra famiglia. Allora, che dire, la domanda di rito, quanto è difficile fare e quanto è bello fare il marito di Moira Orfei? Ecco, beh, questa è una domanda che mi pongo sempre anch'io, perché tutte le volte che mi presentano sempre Walter Nones, il marito di Moira Orfei. Allora una volta con Costanzo ho detto, chissà quando verrà quella volta che presenterai Moira Orfei, la moglie di Walter Nones. Comunque è chiaro che Moira, con il grande nome, la mitica Moira, merita questo ed altro. Essere marito di Moira è solamente un piacere, perché sono una vita che sono marito di Moira. Ecco, vederla così sembra un uomo pacifico, bonaccione, però ricordiamoci che lei è stato anche un grandissimo domatore di animali e ha rischiato più volte la vita. Sì, è vero, beh, questo l'ho fatto sempre con una grande passione e naturalmente con la passione fai cose che non devi fare, scherzi troppo, giochi troppo con gli animali e loro quando ti avvicini troppo ti tengono a distanza, ti fanno capire che bisogna che le tieni a una certa distanza. Come si fa ad creare un rapporto amichevole, se è possibile, con un animale feroce? Ma guardi, io spesse volte dico che più conosco le persone e più amo gli animali. L'animale è una cosa meravigliosa. Viverci assieme, lavorarci, provare, conoscerli è una cosa fantastica, perché di ogni animale bisogna conoscere il carattere, il loro temperamento, avere molto rispetto di loro e fare tutto come fosse un gioco. Allora diventa tutto, tutto più facile. Va bene, grazie per questa intervista. A proposito, quanto vi fermerete a Torino e dove andrete dopo, se lo sapete già? Sì, certamente. Dunque, a Torino ci fermiamo fino all'8 maggio. Invito tutti i torinesi a venire al circo in tanti, perché stiamo facendo molto, molto, molto pubblico e soprattutto lo spettacolo piace moltissimo. Spettacolo nuovo, interessante. Dopo Torino faremo il Piemonte e come prima tappa Cuneo. Va bene, allora magari ci rivedremo ancora, perché la nostra televisione si vede in tutta la regione e non solo. E buona serata. Grazie, arrivederci a tutti.